Ciao ragazzi e bentornati sul canale più egotistico del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, oggi giornata interlocutoria nel senso che non è successo niente, e quindi mi è venuto pensato oggi di fare uno di quei bei speciali che piacciono a me, e che piacciono anche a voi presumo. Su chi? Sulla più grossa sciagura che si è abbattuta su Roma dai tempi delle invasioni barbariche. Di chi stiamo parlando? Di lui! No, guardate bene, non è Thanos, non sono impazzito. È Monchi and Rome, sottotitolato Come distruggere Roma in 6 semplici mosse, ok? Andiamo allora a vedere quali sono, secondo me, le mosse più sciagurate fatte da questa calamità che si è abbattuta sulla nostra squadra. E poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete della mia stessa idea oppure se trovate qualcosa di peggiore che ha fatto di migliore, perché non credo esista. Allora, andiamo! 6 cose perché? Perché come le 6 gemme che ho utilizzato per distruggere Roma, perché non è possibile che una persona normale possa aver fatto tutti questi danni in 1 anno e mezzo. Sicuramente è un titano, una creatura fantastica della Marvel, non è possibile che possa aver veramente distrutto una squadra che era arrivata a meno 4 dalla Juventus, portandola al 6° posto. Ma iniziamo allora ragazzi, iniziamo con quello che è uno strascico dell'avventura di Monchi qui a Roma, che ce lo stiamo portando avanti da 1 anno e di cui ci accorgiamo la gravità solo adesso. Di cosa sto parlando? Ovviamente dei rinnovi. E di quali rinnovi parlo? Assolutamente, ovviamente, di Dzeko e del Shaarawy. Allora, Dzeko, l'Inter ci offre 10 milioni. Noi ne chiediamo 20, si chiuderà a 15, Dzeko, 15 milioni. Dzeko, stiamo parlando forse del più grande attaccante di manovra d'Europa. Non ce ne sono altri, forse Mandzukic, non lo so. Bene, pensiamo che l'Atalanta per Petagna, ci ha chiesto 25 milioni. 25 milioni per Petagna. Petagna, però, l'anno scorso io l'ho fatto, giovane. Il Parma ha pagato 10 milioni Ciccio Caputo, che ha 32 anni e ha fatto una stagione in Serie A. Io sono innamorato di Caputo, ce l'avevo l'anno scorso a Fantacalcio, ho preso a 1, quindi immaginatevi quanto posso essere innamorato di Caputo. Però tra Caputo e Dzeko per l'Inter hanno lo stesso prezzo. Cioè, El Shaarawy è andato in Cina, che strapaga qualsiasi giocatore, per 18 milioni. Under, che l'anno scorso ha fatto un terzo, un quinto di quello che ha fatto il Shaarawy, ne vale 50. Pepe, che cazzo è? Pepe? Ne vale 80 dell'Il Pepe. Cioè, è possibile che il Shaarawy, che è uno che ha deciso partite di Champions League da solo, valga 18 milioni? Certo, Dzeko ne vale 10 e Shaarawy 18. Perché? Perché il DS della Roma non ha provveduto a fare i rinnovi dei contratti. Allora, mi spiegate che cacchio ha fatto il DS in questo 1 anno e mezzo che è stata a Roma? Cioè, vi rendete conto che ha portato a scadenza i 2 attaccanti più prolifici della Roma? Li ha portati a scadenza non rinnovandogli il contratto? Ma passi per Dzeko, che lui voleva vendere, che ha 33 anni e non ci sto. Ma passi per Dzeko. Ma come si fa a portare a scadenza il contratto del Shaarawy? Ma io penso che sia follia. Andiamo avanti. Seconda mossa per distruggere. Cosa abbiamo? Qua ce l'ho tutte scritte in base alle gemme. La gemma del potere, che potere, la gemma viola. L'esterno destro. Allora, noi avevamo l'esterno destro più forte del mondo, che era Salah. Molti di voi dicevano, no, ma Salah non era decisivo, bla bla bla. Chi non capiva di calcio diceva che Salah non era decisivo. Salah, ho sempre detto, che era l'unico fuoriclasse che avevamo in rosa, l'unico in grado di saltare l'uomo. Insomma, Salah l'ha venduto per 42 milioni. Vabbè, ma lì perché dopo c'è stato l'effetto Neymar, bla 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 bla. Giusto, vero? Cioè, se io faccio il broker di banca, no? Vado lì, arrivo in una banca, no? La banca ha delle azioni della Roma pagate 1, io gliele vendo a 3, il direttore dice bravo, bravissimo, hai fatto un buon guadagno, Il giorno dopo vanno a 100. Sono bravo o sono un coglione? Sono stato sfortunato o sono un coglionazzo? Ok. Cosa è successo? L'estate che la Roma vende Salah, prende un allenatore che gioca con 4-3-3 con gli esterni.
a piede invertito. Monchi vuole prendere Marez, si porta avanti tutta quanta la telenovela dell'estate che conosciamo per prendere Marez, ok? Cosa succede poi? Fatemi andare avanti con la grafica. Succede che a fine mercato prendiamo Schick e Under perché Marez costa troppo. Per Marez offrivamo 40, Leicester voleva 60, noi prendiamo Schick 42 e Under a 13 più bonus. Cioè, che uguale. Se lo vuoi prendere, perché l'hai sdoppiato i soldi? Prendene uno, prendere, no? Se vuoi Marez. No, prendiamo praticamente al posto dell'esterno destro, che dovrebbe essere quello che salta l'uomo, quello che crea supernumerica, prendiamo un giovincello turco, che poi la scelta si sia rivelata abbastanza azzeccata, ci può stare. E un centravanti che mettiamo a destra. L'anno dopo dice, beh, si è reso conto che ha fatto una cazzata, ok? Che facciamo? Allora, Di Francesco continua a chiedere Berardi, già da un anno, Berardi, no, assolutamente. Però noi prendiamo Malcolm, Malcolm, facciamo anche l'annuncio su Twitter, ve lo ricordate l'annuncio di Malcolm su Twitter? Eccolo qua, la Roma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcolm, che monta sull'aereo e va a Barcellona. Figura di merda mondiale, che prendiamo noi allora? Kluivert, che è l'esterno sinistro adattato a destra. Cioè, io penso che ci voglia della... manco della follia, perché follia presuppone anche qualcosa di creativo, presuppone, ci voglia della, non so, descrivete voi la parola qui sotto nei commenti, perché se no prendo mi chiudono il canale. Proseguiamo. Altro motivo di distruzione. Gemma rossa, chi è? Pastore. Allora, Monchi disse, al progetto di Pastore come mezzala io ci credevo. Dicevo, si può essere sbagliato, ci sta, perché non ci sta? Cioè, ha preso Pastore al posto di Strootman e Nainggolan. Cioè, prima sei arrivato in semifinale di Champions con Strootman e Nainggolan, che facevano una diga, impostavano, si inserivano, te ci prendi Pastore, ci prendi. Cioè, vi rendete conto la differenza del giocatore che si trovi lì a giocare con Pastore e Pellegrini, c'erano gli Strootman e Nainggolan? Cioè, con la difesa alta di Francesco, vabbè. Io ho sempre pensato che questa di Pastore fosse un piacere fatto dalla Roma ad Al Khelaifi. Cioè, nel senso, noi ti prendiamo, ti togliamo lo stipendio di Pastore, ti togliamo questo giocatore che a te non serve, per un eventuale, per un futuro investimento nella Roma o addirittura nell'affair stadio. Invece no, invece non si è rivelato niente. Con le parole di Totti si è visto che Pallotta non vuole l'ingresso di Al Khelaifi, è Totti che spinge per questo ingresso qua. Quindi non era questo. Allora cos'era? Com'è stato possibile l'ingaggio di Pastore, che penso che sia uno degli ingaggi più assurdi nella storia della Roma? Com'è stato possibile che invece del piacere ad Al Khelaifi da parte della Roma sia stato un piacere da parte proprio di Monchi, un piacere personale? Totti disse, il primo anno che ho smesso mi hanno chiesto un parere su un giocatore e pensavo che non potesse far bene alla Roma, visto il gioco di Di Francesco e i tanti infortuni. Alcuni dirigenti mi hanno detto che ero sempre contro di loro, io ho risposto sinceramente, sempre contro di loro? Ma ovviamente che era Baldini, ma ovviamente che stavolta oltre Thanos Monchi c'è lo zampino anche di Dormammu Baldini. Andiamo avanti. Gemma arancione, la gemma dell'anima. La gemma dell'anima, e cosa? Rimprovero a Monchi le bugie che ci ha raccontato. Eccole qua, la Roma non è un supermercato, ci sono zero possibilità che Rudiger vada via, ve la ricordate questa? Seguita da Salah, il prezzo lo decide la Roma. Allora, pochi giorni dopo, Rudiger va al Chelsea per 35 milioni e Salah al Liverpool per 42 più 8 milioni di bonus. Lo leggo perché la tachicardia mi prende. Monchi ovviamente dirà, si complimenterà con il Liverpool per l'affare fatto e dirà che ha fatto queste cessioni per il bene della Roma. Andiamo avanti, perché sennò mi altro. La Roma non ha un cartello su cui è scritto si vende, questo lo ricordate? Ha un cartello su cui c'è scritto si vince. Questa è il top.
Se partisse Alisson, dovrei tornare a giocare io in porta. È più facile che resti lui. Cioè, allora, a queste dichiarazioni seguì una dichiarazione che secondo me rende l'idea del personaggio. E una volta dico che la Roma non è un supermercato, e un'altra volta dico che se Alisson va via faccio il portiere. Alcuni diranno, ma che cazzo va a dire questo DS? Ma lo faccio perché penso che sia la cosa migliore per la società. La cosa migliore per la società. Mi vedete col mezzo schermo? Non mi vedete? Mi metto qua così, un mezzo. La cosa migliore per... Come può essere la cosa migliore per la società prendere in giro i tifosi? Come può essere? Da lì, secondo me, è partito l'odio nei confronti della dirigenza. Perché l'odio prima c'era, ma la squadra vinceva. C'era l'odio per le barriere della Sud. C'era l'odio per le dichiarazioni un po' sopra le righe di Pallotta e Pacchinios. Adesso c'è proprio l'odio totale verso questa dirigenza che svende, che ci ha reso l'Udinese d'Europa, ci ha reso... E tutto per colpa del bugiardo. Andiamo avanti. Proseguiamo. Gemma Azzurra, difesa e Alisson li messi insieme. Perché? Perché? Leggo ancora, perché questo è interessante. Non so se l'avete mai notato. Allora, noi sappiamo, Munci vinse molto con Siviglia. Ci sto nei 10 minuti intanto? Non lo so. Dai, ci sto. Munci vinse molto con il Siviglia. Europa League vinse. Come diceva Munci? Le squadre di Munci erano tutte quante alte, squadre altissime. Intendo altissime, non la linea difensiva, altissime nel senso di alte, altezze, giocatori, alti, giocatori. Oh! E c'aveva una bella difesa. Quindi dicono, noi non le prendiamo, poi il golletto di testa lo facciamo. Tant'è che in un'intervista di Munci di qualche tempo fa, che elencava i migliori acquisti del Siviglia, diceva, Avi Navarro, Polse, Renato, Rakitic, Luis Fabiano, Canute, Zonzi, questi giocatori qua. Allora, Avi Navarro 1,82 m, Polse 1,82 m, Renato 1,78 m, Rakitic 1,84 m, Luis Fabiano 1,85 m, Canute 1,93 m, Zonzi 1,96 m. Cioè la squadra dei basket faceva, per non parlare di quello che ha fatto la Roma, lo sappiamo, Schick 1,86 m, lo stesso Zonzi ha preso Pastore 1,87 m, Cristante 1,87 m, ma lo sappiamo, lo scorso eravamo di gran lunga la squadra più alta della Serie A. Io non sono d'accordo su questa tipologia di gioco, cioè non prendiamo gol e poi il golletto di testa lo facciamo, ma è comunque sia una strategia per vincere, non lo metto in dubbio. Allora, se tu hai questa strategia per vincere, vendi il miglior portiere del mondo, cioè che non devi prendere gol, vendi il miglior portiere del mondo e lo sostituisci con uno che ha giocato solo in Danimarca e Svezia e ha fallito al PAOK. Cioè, ma ti rendi conto anche qua della... Io non trovo il termine, oggi è strano che non trovi i termini, ma della... Non lo so, veramente. Sono disperato. Allora, io se vedo qualcuno che scrive qua sotto, ma Alisson è voluto andare via lui, lo sbatto fuori. Ve lo prometto, lo sbatto fuori. Perché voi dite che io dico le cazzate, ma la cazzata più grossa sulla Roma, della storia della Roma, è che Alisson è voluto andare via lui. Alisson non è voluto andare via. Cosa ha detto Alisson a Repubblica appena vinto la Champions? Ve lo leggo. Sì, sto molto bene. Quando gli chiedono, a Liverpool è felice? Sì, sto molto bene, anche se rispetto a Roma, dove ho lasciato il cuore e i miei ricordi migliori, è tutto molto diverso il modo di pensare, di giocare e di vivere. Solo la passione dei tifosi è identica. Cioè non è che ha detto, no, sono voluto andare via, io, no, sono voluto andare via, Cioè dice, io a Roma stavo meglio. M'hanno mandato via. Altrimenti trovate una dichiarazione in cui dice che ha voluto andare via. No, dice, Liverpool sono felice, è ovvio, sta Liverpool, vince, è felice, ma non è voluto andare via, l'hanno mandato via. Perché? Perché un portiere a 70 milioni si vende. Ce lo ricordiamo? Ah, Alisson stanno vince il pallone d'oro, segnatelo. Proseguiamo, ultima gemma, che secondo me è quella che alla fine ha distrutto tutto. Questa. Zonzi, secondo me è stato la causa della distruzione totale di questa squadra. Non lui poverino, per carità, non è che ha offerto la sua migliore annata, ma quello che ha comportato l'acquisto di Zonzi. Allora, ve lo ricordate, no? Quello che ha detto De Rossi, l'inchiesta della Repubblica. Dall'inchiesta della Repubblica si apprende come De Rossi non avrebbe preso bene l'acquisto del francese, visto come un suo doppione. E, come raccontano diverse fonti, tra l'altro che De Rossi doveva querelare ma non ha querelato,
avrebbe chiesto anche attraverso il suo agente la rescissione del contratto. Il capitano avrebbe affrontato personalmente la dirigenza in un momento di collera, avvisando: se non risolviamo la cosa vi faccio arrivare decimi. Arriva Zonzi, si spacca lo spogliatoio, De Rossi si incazza, Strootman si incazza e chiede la cessione. La cessione di Strootman avviene a mercato italiano chiuso, cioè la Roma cede Strootman, che era stato titolare la prima giornata risultando anche uno dei migliori in campo contro il Torino, viene ceduto al Marsiglia senza essere sostituito e la squadra da lì inizia lo sbando. È stato detto da più persone, da lì lo spogliatoio si è rotto e si è depresso. Depresso. Ha detto: ma qui non si vuole vincere quest'anno. Monchi disse: io sono fatto così, è il mio modo di lavorare, perché sono più tifoso che direttore sportivo, mi piacerebbe essere più nella curva che nel palco. Allora, Zonzi, 30 milioni di euro, 30 milioni di euro pagati al Siviglia, squadra dove lui 6 mesi dopo sarebbe tornato. Parlava della curva della Roma o della curva del Siviglia? Dichiarazione appena arrivata a Siviglia: ero sivigliista lavorando alla Roma 24 ore su 24 e adesso lo sono però lavorando per il Siviglia. Ragazzi, cosa ne pensate voi? Cosa pensate di questa figura di Monchi? Lui lavorava per la Roma? Almeno il primo anno credo di sì. Ecco, arrivano chiamate, sì, c'è una suoneria proprio molto... Dovevo spegnere il telefono. Non credo sia Ibrahimovic, credo. Per voi, Monchi lavorava per la Roma o già sapeva di tornare a Siviglia? Soprattutto quando ha fatto l'acquisto di Zonzi. Non lo so. Scrivetelo qui sotto nei commenti, ragazzi. Qualora il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E poi, visto che mi dite sempre, questo canale fai dei video molto belli, ma hai ancora pochi iscritti, hai ancora poche visualizzazioni, associate con qualche altro youtuber. No, ragazzi, facciamo così: condividetelo questo video se vi è piaciuto, condividetelo nelle varie piattaforme social, almeno vediamo se riusciamo in questo modo, spargendolo come un virus, a raggiungere quota 10.000 in poco tempo. Faremo veramente una sorpresa in quel caso. E un attimo, cosa sta succedendo? Oh mamma mia, aspetta, abbiamo tutte le gemme? No, oddio, Monchi, no, non lo fare, Monchi, ragazzi, cliccate.